Ci provare, no? Maledizione! Merda! Cervi in strada. Certe cose non cambiano mai. Altra zona infestata. Dove sono Tucker e Alkai? Nella zona degli scavi. E quale, porca troia? Quella a nord. Là dietro. Se qualcuno tocca la moto o quello che c'è sopra, ti spezzo le dita. Come vuoi, amico. Cristo. Come va? Te l'ho detto. A perdita d'occhio. È tutta un'unica distesa di lava. 25 piedi di roccia compatta. Servono martelli pneumatici. Non sono un idiota, accidenti. Ho capito. No, certo. Ma questa gente ha fame. Anche fossero in forze, impiegherebbero mesi per finire con vanghe piccole. Non me ne frega un cazzo! Abbiamo tutti fame, Al. Ma questo lavoro va portato a termine a costo di impiegarci un anno. Tanto nessuno ha altri impegni, mi pare. Aspetta, non ho finito. Allora muoviti, ok, Al? Ho parecchio da fare. I ripugnanti. Stamattina uno dei miei ha avvistato un gruppo che superava il passo. E nessuno li ha fermati. Ma come cazzo? Tucker, sai che siamo a corto di uomini. E sono diretti a nord? Al, stanno venendo verso di noi, sì o no? Io non lo so. Ma forse lui sì. Che diavolo hai, signore? Eh? Che cosa vuoi, eh? Diavolo, Alkai, non è compito suo. Dovresti essere tu a saperlo, cazzo. Non posso essere in due posti insieme.
Vuoi che resti qui a gestire gli schiavi o che vada in giro per l'incubo a caccia di ripugnanti? Controlla quante munizioni abbiamo nei magazzini. Farò sorvegliare gli scavi a Wheeler. Che hai da guardare? No, sto aspettando che diventi intelligente. No! Hai trovato Leon? Per fortuna c'è ancora qualcuno che sa il fatto suo. Vieni con me. Quanto è passato dall'ultima volta che mi hai portato qualcuno? La gente rimasta viva nell'incubo non corrisponde ai tuoi requisiti. La febbre ne ha uccisi altri due. Non è un mio problema. Se vuoi il nostro cibo, ti assicuro che lo è. Te l'ho detto, usciremo a caccia per te, ma non ci uniremo mai al tuo campo. Abbi pazienza, la mia memoria perde colpi. Per quale motivo? Perché sarebbe una perdita di tempo, Tuck. Ho sempre apprezzato il tuo ottimismo. Dov'è Boozer? Ha detto che sarebbe andato al campo di Copland, voleva scambiare del pesce. Non sarete in combutta con Cope? Il suo campo è più vicino? Non è una questione di distanza. Ascolta, non sono sua moglie. Boozer va dove gli pare. Ma perché puzzano tanto? Gesù, lo tenete acceso giorno e notte. I cadaveri dei furiosi si accumulano grazie all'onesto lavoro di uomini come te. Cavolo, se lo teniamo acceso. Usate più benzina. Accelera la combustione e riduce il fumo. Come se ne avessimo da buttare. Quando sarà finita, come farai andare la moto? A calci e sputi? Che cosa diavolo succede qui? I conti non tornano. In magazzino mancano cibo e munizioni. Gesù, chi era di guardia ieri notte? Wheeler. Da stanotte raddoppia i turni. Questa storia inizia a stancarmi. Ricevuto. Problemi di famiglia? Te l'ho detto, un accampamento è come una prigione. Una comunità di fannulloni, bugiardi, ladri, violentatori e assassini. E sai perché? Non ne ho idea. Perché siamo così, pazzi furiosi. Sono sopravvissuti solo quelli abbastanza cattivi e incazzati da essere peggiori dei furiosi stessi. Gli altri sono finiti qui nella speranza che io fornisca cibo, protezione e un letto caldo su cui guardare il mondo che muore. Ehi tu, torna al lavoro! Non costringermi a chiamare Cyrus! Maledetti bastardi! Nel tempo libero possono ciondolare finché vogliono, ma di giorno sono miei. Gestire questo campo è come dirigere una prigione. Mi avevi detto qualcosa a riguardo? Sbaglio, eri una specie di direttrice carceraria. Niente di così prestigioso. Ero la rappresentante della sezione femminile. Ma tu hai l'aria di uno che potrebbe essere stato al fresco ai tempi. Sei mai stato ospite? Mi sono cacciato nei guai, ma senza mai finire a Klamath. Ho un lavoro per te. Ieri Larsen è uscito in missione e passando per Marion Forks ha visto qualcuno. Una giovane donna, pare, ma l'ha solo intravista. Si è fermata a cercarla, ma non l'ha trovata. È sicuro? Larsen ha la tua stessa esperienza. Sa distinguere una persona da un mostro. Ma tu possiedi un talento speciale. Vai laggiù e trovala prima dei curiosi. Vedrò quello che posso fare. Ma, Tuck, voglio il resto dei miei crediti per Leon. Portami altri corpi caldi e ti darò tutti i crediti che vuoi. Devo andare a cercare Wheeler. Qualcuno vuole farsi una notte nella stamberga. Arkay. Che vuoi, randagio? Che problema hai? Uno dei miei era in un campo di ripugnanti, giù ad Iron Butte. L'hanno torturato, come fanno sempre. Ma volevano anche sapere se conoscesse due motociclisti, uomini, se li avesse mai visti o sentiti. Girano parecchie moto qui, ma che cosa c'entro io? Li chiamavano Mongrel. Quanti randaggi hanno una banda adesso? Come se avesse senso. Secondo me hai una taglia sulla testa. Che si prova a stare dall'altra parte? Al, perché non mi mostri quello che hai? Non ho tempo per le tue stronzate.
Come vuoi, Dick. D'accordo, capisco. Devo solo decidere a chi consegnarli. Non possiamo andare a nord se non sistema la moto, quindi Copland. Posso aiutarti? Andrà tutto bene. Morirai se resti qui, ma conosco un campo sicuro. Sì, un accampamento. Dimmi, dov'è? Dov'è?
Va verso il Three Finger Jack. Trova Salome Hot Springs e parla con Alkai Turner. Ti aiuterà. Ero spacciato. Grazie. Grazie. Credevo fosse finita. Grazie. 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 Io sono Deacon. Da quelle parti mi conoscono. Non farti vedere e corri senza fermarti. Posso aggiustarla. Leon ti stava portando questo. Oh, Dick. È una saggia decisione. Molto saggia. Fa un giro da Manny. Forse lui può aiutarti con la tua moto. Deacon, forse riuscirà. Manny, che succede? Voglio una lavatrice. Non hai una bella cera. Ehi! Manny, guarda che ce l'ho ancora con te. Dico. Ehi. Abbiamo merce di prima qualità. Ok, adesso, secondo loro, come dovrei aggiustare questo rottame? Qual è il problema? Cos'è? Sei a corto di crediti? Ok. Ehi, Dick! Ehi. Hey, Manny. D'accordo. Ehi, continuano a portare nuovi pezzi. Non usciranno. Ci vediamo, Dick. Apro il cancello. Dick, ci sei? Musa, che cazzo non sei letta cosa? Non riuscivo a dormire. Ehi, ricordi cosa ti ho detto nel tunnel? Non tornare lì, Dick. Finirai per impazzire. Musa, ok, senti, ci vado perché è pieno di furiosi da farlo. Il posto non può, la taglia è un po'. I tulipani che c'entrano? Li ho visti, Dick, sul tavolo, stamattina.
stessi che portava lei al matrimonio. Me li ricordo. Chi ha ucciso? Che ti importa? È solo una taglia da recuperare. Sono fiori di sedum, non li confondi. Uno di loro si chiamava Randall, è rimasto con noi quasi un anno. Gli altri due non li conoscevo. E che chieda? Lascia perdere. Se trovi quel figlio di puttana, chiamami. Copland, chiudo. Eccolo! Casco d'argento! Serbatoio rosso, è lui. Merda! Che diavolo! E così hai pensato di presentarti al campo di Copland e iniziare a sparare, giusto? Hai ammazzato qualche poveraccio, rubato quella e sei ripartito con me. Tu sei al centro commerciale. Lavori per Copland! Per un'altra moto! Per un cane!
cosa hai fatto, figlio di puttana? Ehi, no! Beh, Coop è un po' contrario. E non piace neanche a me, a dire il vero. Rovina la reputazione dei randagi. E se avessi sparato a Manny, chi mi avrebbe riparato la moto? Stupido pezzo di merda. Va all'inferno! Sei uno dei leccaculo di Copland! Sei soltanto... Sei solo una puttana! Sì! La sua puttana! Coop, è finita. L'ho preso. Segnati queste coordinate e manda qui i tuoi uomini. È vivo? Randagio. Sì, è vivo, ma non posso prometterti che lo resterà a lungo. Dico, chiudo. Randagio, devi dirgli di andare... Di andare a farsi fottere! Boozer, mi senti? Voglio sapere come stai. Sì, Dick, sono qui. Tieni duro, amico. Non appena si sistema il braccio, andiamo a nord. Come volevi? Ah, è quello che spero. Mi manca la strada. Ora pensa solo a guarire. Io finisco un lavoro con la moto, poi prepariamo le scorte per il viaggio, ma non appena possibile, ce ne andiamo. Passo e chiudo.